Buonasera. Buonasera, benvenuti e grazie di essere arrivati anche così stasera con tanto entusiasmo. È con molto piacere che vi presentiamo e vi proponiamo questa sera la seconda ed ultima replica per questa sera di quel lavoro, di quella pièce che è ritenuta unanimemente il capolavoro di Alessandro Berarducci. Sono parecchi decenni che questa opera non andava in scena, noi ce l'abbiamo messa tutta naturalmente, come dico sempre, col nostro dilettantismo. E due piccole raccomandazioni: evidentemente fuori c'è un clima particolarmente aggressivo e noi abbiamo cercato di fare il possibile per rendervi confortevole questa serata, però inevitabilmente saremo costretti durante la nostra performance a eliminare momentaneamente i refrigeratori, per cui poi li accendiamo durante la pausa, per cui penso che sia molto meglio restare qui ad aspettare piuttosto che esporsi a Caronte fuori, che è molto più aggressivo di noi. Volevo aggiungere un'altra cosettina: noi siamo una compagnia di dilettanti, per cui alcuni cambi di scena inevitabilmente li facciamo da noi e potete immaginare in quali condizioni, sia climatiche che di lavoro. Questo ci comporterà qualche minutino di attesa. Vi preghiamo di avere un poco di pazienza perché naturalmente dobbiamo fare quello che c'è da fare. Da parte del Teatro Minimo Angolano, da parte mia naturalmente, tutti gli amici che stanno dietro, che fremono per cercare di offrirvi un prodotto confezionato nel miglior modo possibile, e anche da parte di questa città meravigliosa che è Città Sant'Angelo, un augurio di un buon divertimento. Grazie. Buongiorno al signore. Buongiorno, signori, ma es la Rob, come li la sette? E se Grigorie? Ste fuori da nome. L'ora di la matene, te l'ora in mocca. Che sarrezze che lo sole, può fare quelle che vola. Arrizzi ti preste la matene, addormiti presto la sera, se vuoi bere un cena. Presto a letto, presto fuori, corpo e mente si ristora. Ieri di che sembra, ieri a sta crisomola, cioè a sto bardascio. Ma per buticare la matene ci vuole forca. Canto lo galle e esse nasce lo sole e pampate sotto le coperte. Ma arriva mastre giacente e ticca, che non ci picchia lo sviarene se mette a suonare. Perciò arriva a storia. E per forza, se sapesse che ci vuole per fare le camminiche, per piantare le cicci. E quando anche sono pente, che quel ladro acciacca le formeche. Ma io incollo la macchina. La macchina, zetto, io credo che non pesi niente. Che è che da un po' di tempo dormirete come le caviglie. Ma cadessero sul nambolo. È giovane. Ragione per cui, dico io, avere da essere più sveglio. Che alle tesore che erano mastra. Dai che io mi appunto sti fianco a sta giacchetta, che così se Grigorie se li prova. E tu? Cervo la cazzatura a re. Ragione per cui, dico io, sotto sto bardascio cuciture e arbattitore. Ma con manna, che dopo domena da ieri l'ubbadezzo di Lucumbaroccio. Nilardi lo costume, lo giovane. Sì signore, sarete tu, perciò per piacere, signore, prepermi lo ferro ardente. A Michele, i davi pure le misure di lui vestiti blu. Ve buono. Sconto col sangue mio l'amor che posi in te. Non ti scordar di me. Che si mangiare? Che gli sa? Si sente una taura. Non ti scordar di me, Leonora, Dio. Ma
Speriamo che se ne accorte. Lore, sante lore che pozza vorrei scortechete, vederete! Non ci si mette le mani che li guede, che è caccucce. Ma se già guerte, ma che circa? Ah, ti piace Lisetta? No, Piker, che mai la friderete? Almeno quante cruce. Da poco fai lo come te tolgo. Tu li sigli, cagliete voi bene come un figlio. E li sette poi è. Niente questo. Pre, l'uomo non sa da venne. Che è chi vuoi bene? Yes! Te ne accorta quando caschive dalla bicicletta? Una 32 mese fa l'anno. Proprio il 10 d'agosto, il giorno di San Lorenzo. Ponte di stelle. Succedò, proprio che canninza la casa. A quando Martuvi, stessi in un terra e che la goccia rotta. Che si sciò e glieli vedeva. Ma da chi è? Gli avevi dai e casca proprio l'ennizio. Flore, e lo distene che cruce e scruce. Che è come un sartoro, che affianca due pezzi di una giacchetta, attacca un cazzone, fa un bettone in apertoso, attacci e stacci. ma qualche volta si imbruglia. E a pezzi che una mano con un cazzone e un mezzo gilet con un pezzo di giacchetta. E lo vero, e lo distene, signore mano. E se Dio va, sta tranne ci sposiamo. Vi sposate? E irmene senza lavorare? Nona, che vuoi bene pure assegnare. Io andate in che c'è un padre. E io? Io ho i caschetti minni in una bella giovane. E ciò che? C'ha i caschetti e il marcotto. Ragione per cui dico io, non tengo né figlia né nessuna. Che cadice a cucciare? C'è il ragione, Lore, il ragione. Noi siamo tutti sgraziati. L'udistena ci ha fatto, ecco, a cucci, come un paio di cazzo. Per cammine a un'età, che una macchina in gol, e una visaccia per un tozzo di pelle. Ma pure a cucci, vedete, un bicchiere e passa la paura. Se non che, tutto con un momento, senza che te ne adune, arriva lo di stene e paf! Chi si uccise sta crisomola? Non devo mi chiamare la crisomola? Tiene candinza alle sette in delle deche. Ma ne vedete che succede? Avante, arcoce, caiamo a bende sto ferro. Di quella pira l'orrendo fuoco. Firmate, che ci può vi dà. Ma sono da bene mi vuoi. Tande che di li saccedece. Sola a ma? Sola a ta. Pissimbra. E allora, giovane. Sindi voi bene, a ta sole pissimbra. Chi pozza essere maledetti da tete e mamma. E chi pozza morire tra spasimi e turmente. E l'anima a me, ad a essere dannete per l'eternità. E si entra voi bene, a ta sole e pissimbra, chi pozza leggere nel mondo come un cane arraiato. E chi pozza murare, che l'aveva la bocca, soffocata di sangue e di rai.
quell'amore. Firmate, che ti vedo un mastro. Ma tante li sa. E chi l'ha detto? Nessuna. Ah, sono addunati sti due giorni che avevamo venuti, ecco. Dice che sono diventato uno sonnambule. Io ho due luci per pensarti sempre. Esse parla, ma io penso a te. E poi ieri sera il mastro mi dice: chiama Marietta! Ma femmina che teniamo vicino alla casa. Chiama Marietta! E io, tutto per un momento, Lisa! Lisa! E a maca che volte mamma mi dice: a chi rete? E io mi rispondo: pure in sogno che rete. Io non posso dormire più. Sono verso la mattina, ma avevo il sonno, ma da povero mastro mi sbaglio. Yes, sa crede che mi dispiace, ma io gli faccio le mani perché hai la furia da sbiarmi per pensarti. Né dormire per pensarti. Oh, sa mamma! Sa mamma! Ogni rimà, si appiccita su ferro? Ma bruci di mine! E dire che sono fratello dello Sacro Cuore! E chi vuol dire? Che io sono fratello dell'arciconfraternite dello Sacro Cuore, quelli che porta la mandellina gialla e lo cuore d'oro tutt'ona. E quando esce la processione, io mando in canela. Buongiorno, signorina. Sa mamma! Sa mamma, come hai da fare? Come hai da fare che tengono lavorando e innamorate che si incanta come una macchina sfasciata? Deci l'albero alla fronna, dite forte, che lo vende terra, la foglia treme e ne ha spaure, e l'aria che passa ci sospira. E porti l'asino alla fiera. E che ci vuole? Che ci vuole per guarirle? Ad apigli pistiti, tre foglie d'antemogna, che nasce a Civitella, gemma lo monte fiore. Però la da strippe da gaisse, ma chi li streppe, more. Per le femmine? Per le femmine. Lo papavere che nasconde la montagna di Bacoc. Tenimi ogni due tre foglie e vatta a Cuc. Ti finisci ogni pazzia. Dormo, dormo e niente sveglia. E non rimedi magnifiche. Li sapete ardeci. Provatela. Provatela. Va buono, sa mamma. Dunque, tu vuoi dare il Civitella e tu a Bacocca, Gnorimà, mandi me ne fasciule. Chi li colte, che? A deci lo vero in già i pinzete. Ah, mamma, mi piace più soluta. Però t'hai da avvertire che il fasciolo è molto nutritivo. Più della ciccia dell'ova. Ma tiene la scurchia paccuta. E succede che fasciole si unisce a fasciole e forma una massa sola che non si può digerire. Ti si ferma al canale dello stomaco e ne basta. Se invece tra un fasciolo e un'altra ci capita una cotta che come si raspose, non si forma quella massa combatta. Il leguminacido romba la coccia, si trita e sfarina. E mo ci mette due cotte. Ragione per cui dico io li faccio le pure che li cotte. Sì. Breve, premazzare tocce. Anzi, avagno rimane. Ti ci faccio pure due cose di randegna. Caccia zecca lo bicchiere. Ah, grazie, grazie, ci ha ritorno. E tu, Lisa, perché a me patate, che si prova lo costume. E frate ti si pigli, misura. Mo vai subito. Arvileste. Mm.
ma sera da pure mi faccio capire che il leguminaci più nutritiva è l'isacicci che l'ova oppuramente non ziffi zaff che tu patanel, eh? E che lo stocco o lo baccalere può provocare l'otturazionamento dello cannarozze o lo straforamento dello stomaco. Ma che guarda, fissa la porta, lì sai che se una vieta. C'è una frangia di sorrese. Che frangia d'accordo? E l'anima mia se li beve come la rana si beve la spuma dello mare. Pure ti bevo che cosa, Teoga, eh? E ieri ci porterà almeno con un rusciolella sprenella sprenella. Ah, viva il vino spumeggiante, la 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 la. A vita sentea la schela lo 98. Già, la schela. È il teatro più grande del mondo di Milano. Ci vedeva la Traviata, lo Rigolette, lo Trovatore, la Lucia la Marmura e la Cavalleria Rusticana. Ah, viva il vino che è sincero! E te, ma sa fiarete! Sa brucite! Ma si stiffa la Traviata! Prima di tutto, qua sarsumai, ma non è la Traviata, qua è la cavalleria. E poi, non è niente. Ne vede che è più lungo, ne vede, eh? Artai, Arti e Filippo Tanella Pita. Ma dopo vengono che sono i più lunghi e uno i più corti. E se mettono solo anche i più corti e uno i più lungo? Dai, Artai. Bevionne lieti calici, qua è la Traviata, ciocci! Io rimà, che l'hai capito, lo brindis. Ah, signorese, la fai in testa. Beve, che qua è buone. Va de belle. Ma allo lavorante gli femmela la nervatura. Che lumina! Ah, yam, pronta! Buongiorno signore, signore ma! Buongiorno, si grigò, yam, pronta che ci misuriamo sto costume! Buongiorno! E tu? Armettete la sua giacchetta che ti pili misura. Andiamo. Abbiamo dalle cazze uno prima. Dunque. Dia. 90. 92. Ma chi sta, certo? Se sei mio. Li si cassa usa lo sinistro più lungo e lo destro più corto? No, lo sinistro più corto. E ciò che è lo sinistro più corto, a cos'è? Per far vedere la cazzetta, eh? Anzi, tu guarda un centimetro su cazzone vecchio, eh? Ma non è mai. Artai, tu, noi vamo da seguire la moto. Ah, guarda,
Sin di piece, che cos'è? E che? E a metà. Capisce? Ah, scene, scene. Vivi, fammi te piste, mi sei ora, su. Andiamo a Ninza. Me. 82. Più lunghette? In crescenza, signore, ma in crescenza! Allora, tutti mi come potete, ma non che facciano costume su kit. Indubitizia, Grigoli, indubitizia. Spalle. 53. La manica a cuscè, ecco, per far vedere il polsino. 59. Ok, pezzi braccio. Meglio rimane fino ora. Sei innamorato tu per ora. Ma 64, scartate per deficienza toracica. Yam yam, zi Grigo, sotto a signore. Ci proviamo sto gilega. Va. Dai, metti, zi Grigo, metti. E la manica che se ti vedo un po' stretto di passaggio. D'altronde qua gilet stretto e giacca larga, ne buttai fe certe giacca stretta e gilet largo, lo gilet è sotto. Provo a dare insieme che devo come ti stai, va? Li sente un po' cullete. No, me ne imbozzate le braccia, Ma ganza, ci pure le braccia, mamma. E te, ma qua è lungo, che è lungo, mio rimago. E che la pui, gli fai difetto. Ma che dici, Zaretto, che dici? Questa è la moda lunga, a sac. E te, no. A guagno rimanone, è lungo. Anza saccone! Vite le fermette, dice il collega Zangol. A guarda, nu pinnel. E signore, armettete la gonna a cannule, la giacchetta a pagliacce e... A guarda. Ticcate, un bel ritratto. Non faccio per dieci. Non faccio vedere, ma qua, ecco qua, come la usi si cucchia. È lo padrone, e se arrivi lo padrone. C'è il capo, è buono. Ma, padrone. Buone capitele. C'ha vita meneghe da l'uvumene, lo padrone. Signor padrone, passate già le stalle, passate? Sì. Si va che stai buono. E dili Benedek, dipe. Dili Benedek, ma l'uvitel... Li sacce, l'uvitel è un po' sgammete e senza barbazzere. Magni poco. Magni poco. Ah sì, tutto il padrone, che... Ah, tenete le sarture. Maestro. Buongiorno, signore, don Bernà. Buongiorno. A storia manca una guaia? Signore, ma a storia manca un bicchiere? Com'è che non porto lo cane? Signore, ma com'è che non ti una pecca? Io non brighi che la domenica, una pilucca alla settimana. Ma che avasti per 7 giorni? Per forza. Ci sanno che li dispiacere, li pene e li dibbete. No, signore, ma... Li dibbete arveggalle. E ce li te o cosa li ting? Comunque, sentite a me. Hai minuti per conto di moi, me? Davvero, come stai la padrona? Come può stare? La cataratta. Non ci vede quasi più e te bisogno di una compagnia. Invece. Una giovane che tanta pazienza, una buona giovane, tanta pazienza e affezionata. Come li sente? Boom! La guaia. Allora, ce la facete bene? Beh, in desimì, scene. Per ma per ora, pochi ci vinca, beh.
volete voi. Ma che invece hai da ste sì? Ah, quando ti piace. E pur me ne quando vuoi. Si tratta di dare la mano quando si lavora, di leggi un po' di devozione e di tenere un po' di compagnia, risato le sì, che è buono e ti va bene. Pensa una pure lì che ci vede. Non ci vede. Me ne aiuta questa sola consolazione. Vici. Lì sa, vici. Scene, lo padrone. Ve è buono. Allora caiamo a bere. T'aspetti sotto. Addio, Gnonamà. Buon appetito. Anzi, buona sete. Assegnere pure, lo signor. Lisa, e che? Pitla c'è. A cui c'è pur tu ci recia la patrona. I frutti si sparte gentile e ordinarie. Ordinarie per lo socio e gentile per lo padrone. Aia, ma pezzichita, che soldata, per una pezzichita mo ci piangi. Li femmine pezziche, e che pezzichita. Dola, abbrucia. Gemme, non si guarisce più. La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento ed il dentro, chi è messa fida, mire colpita. Benedici, Signore, l'anima mia e tutte le cose che sono dentro di me. Tutte le cose che sono dentro di me. Le cose che sono dentro di me. Benedicimi, Signore, e non dimenticarci nelle tue ricompense. Perdona tutte le iniquità. Sana tutte le infermità, tu che riscatti dalla morte la vita e rinnovi come aquila la tua giovinezza. La tua giovinezza. Come fen. Sì, belle. E lo vede, Bernaca, è belle. È proprio a male, a domenica. Come proprio a tal? Come se potesse badarsi fissare. Hai tanto da fare. Scusa. Seguite. E fa giudizio a tutti coloro che soffrono ingiustizia. Non ci trattò secondo i nostri peccati, né ci compensò secondo le nostre iniquità. Giacché in ragione dell'altezza del cielo e della terra, egli ingrandì la sua misericordia su quelli che lo temono. Piccate in bonda. Che fate? Niente, niente. Sti conti in arte. Vitello 1450. La uva nera. Parte della uva bianca. Fe 7950. E dunque, con trilla mondela che ne da venire. Mi dice che è artocca. E se gli spetti l'ardiga. L'alma a Dei, lo corpo alla terra e la roba che a tocca. Ma tu peccati ci arrie. Ma non, non. Ma c'è, da un po' di tempo sti nervosa. Quando arrivi dall'ospedale mi faccio star trovare sta bella compagnia che cammina senza farsi sentire. E t'addoni che ti stai vicino come di un fior dentro una stanza, te lo rispere profumata.
Ma tu, come ti cagnete? Non è questa nonna. Sei tu che muovi le cose sotto un altro aspetto. Già, vedi le cose sotto un altro aspetto. Birna, non ci vedi più. Non solo che l'occhio, ma anche che il cuore. Ti si rete dentro la casa e ti si rete dentro di tal. Sei tu che da chi vuota la disgrazia, vuole tutto cosa e vuole girarmi le pensieri della gente. Povero Bernardo, tu sei come una stanza chiusa, chiusa, ma dentro a giagarti un lume e un reghe di luce passa, un reghe, una spirella. Ma perché non ci vedi? Ogni parola è un lampo. Ma le senti che è una fissa, una frenesia, un piacere mi ha tormentato, di una sapa più forza, più forza. E ne vedi come mi tretti muovo, una volta non ti ne segreti per mai. E manca mo? Mo scega. Per veniva alla casa, dall'allegria piena di rumore, un piacere di cambiare, muovere. Ma dopo una decina di giorni, un silenzio cupo, pindicchiati di cacche parole che treme di correre. Ma insomma, ma che vuoi sapere? Parli! Parli! Io si stinga a cucire, è proprio per ammalatiato. Mi ti allontanate a poco come la luce. Che sole! Che sole! Ma ve la sera, e sopra la montagna si appiccia una nuvola roccia, un fuoco di sangue, e l'ombra sai, non ci vedi più, che scuro, Santa Lucia me che scuro, manca una stella. Lo so. Lo sole, iam Lisa, iam, portami sopra la lucetta. Isci un po', isci, un distecchio funga canta sta morta vera, che cammina e parla e strilla e ti tormenta. E la cosa non si fa. Arreta, è una cosa in bofe, a piagna. C'è forse mi chiesce. Addio, Gustà. Addio, Berna. Addio. E aspetta un po' ecco, che hai all'assetto un libro e hai da trovare il filo della fatica. Chi vu? Chi altri vu? Esse, la tua parla insieme a me. Hai capito? Come a minuto che se ne vai? Picca bella già. Oh, è la figlia di Tigri Gorgi. Io vengo per lo benato. Vattene, di voi sin te. Eh già, ognuno può casche, ma ta posa da rizzi. E chi le dè a me se non ne sa mamma? Ci sta una erba per ogni me. Titte le pitta! A me non mi serve. Sentami dunque. Lisa. Niente, famiglia. Allora, ti piace essere nominata? A essere nominata? Ah, segretisti di lo diavolo,
capille che li strega e pirle che li spirite. Tu, fissarta queste che lo dimogna, esse ti dece di segrite. E tu, i porte l'alma innocente, senza abbadizzi. Me ce vete, e stu breve signore, che pensa a tutti cose. Questo è un lupo, chi entra, chi lo passa filpete, e s'avvicina pieni pieni, mentre sogni, lo sogni più bello di la vedo. E t'abbrang a lu collo che l'ugna arrutete senza pietà. Ma se ne un fa bimba, falle per quella povera vecchia di perde, per fratete. Ah, i paure, mo. Yeah, si sbagliate, è petà, è per compassione d'età. E per non m'aggravare lo cuore di questa rimorsa, già, lo rimorso, cioè, che mi avvelena lo piacere di campa. Mi sentite, moi, che non mi conosci più. Che la poverelluccia di mamma ti si mora. Zaretucci, a cui c'è buona, a cui c'è scrupolosa, per le cose d'un'ora. Dio, povera mamma, chi strazio quando li sei, a pensè chi fu essa la prima a dirmi, vaccio. E perciò ne d'accetto, se sapesse, che Voltaire pina mamma, a tina sta serpe dentro lo cuore, so stete ie. E si Gregorio ti caccia dalla casa. Come non che ne guasci? E ti maledici. A tutte e due un maledici. A te e al momento che ti creò. E che ci volere? Ma niente, niente. Proprio niente. Ci sta la erba per ogni mele, ci sta la erba delle talpe e quella serpentina, e quella che te le gambe e le braccia come l'uomo. Ci si fanno di cotte e te le peie. T'addormo lo tempo perché non sei tre pecore. Però, però quando ti svegli, ti senti leggera, libera. Buona. E quando? Ma non subito. Beh, prima di tutto dar fe la luna. E dopo, le erbe che ti so dette. Una sa da trovare chi la mazza. E un'altra chi lo chiede. E un'altra sa da trovare dentro un bosco di rocce. Che la montagna è segreta. E se la nasconde come la sciucertola, tra prete e prete. E un'altra cosa però, ti ne avessi da dire alla chiesa. Si è trovata una scusa per Costanza, e ci si la pensa buona. La benedetta femmina che sta cercata, sospetta di tutte e vuol sapere ogni cosa. Di impaura. Che ci pensi io? Lisa! Lisa! Ecco la signora! L'immalasse giusto! Arving! Stai a raccogliere domani! Vengo subito! Vè, pensa alla scusa, vè! Aspettami, che io ti vengo a trovare la chiesa, vi capite? E non aveva paura di niente! Vè, pensa alla scusa, vè! E visto, lo signor come l'hai convento? Sovesto. Senta un po', ma non poteva armare la casa, se armare ecche senza dire la casa? No. Ma allora è pericoloso. Senza muove per due o tre ore,
e si ste allunghete sopra l'ulette come una statua in giste pericoli. Anzi, sai che può succedere? Sa ma me marcumane. Nen dobbe te. Nen dobbe te che ci pensi ye. E ye. Pensa a segnere. Arrivederci, Don Bernà. Aspetta, aspetta. Usciamo dalla porticella, che se no ci vuole vedere. Salutarti, a dirti addio. Ti ne vi? C'è. Pi quando? Pi sempre. Vai a Milano. E Alice, Mastro Giacinto, quello che ti si te tra l'ogno e la carne. È lo mastro che mi ci manda. Ha visto che non mi sente buono. Non mi ha fatto affetto un niente, manca a cammini. E mi ha detto: figli cara, se sei con te è che tu mi timore. Ragione per cui dico io, vattene e scordati di tutto. Di tutto, pure di me. Mi ha fatto una lettera per un sartore di Milano. Mi ha dato i soldi. E io me ne vai. Ah. Ecco. Ti ha portato le lettere e lo ritratto. Ma ieri cosa tu li tinga la chiesa? Ni fa niente. Tanto per me, ormai. Non eravamo destinati. Non eravamo distinti. Ah, una cosa ti può servire subito. Lo fazzoletto di sete e la croce che mal portisce dalle volte sante. Soffra. E tu? Piccai tra dietro gli oramenti. Piccai! Senti voi bene, a ta sole e più simple, che possa morire di spasimo e tormento e che essere dannate per l'eternità. Senti voi bene, a ta sole e più simple, che possa morire tra spasimo e tormento e essere dannate per l'eternità. E allora, piccai? Piccai che cosa? Peccato lo giorno che te ne è venuti, ecco, non mi scritti più. E ne mi sei fatto vedere più. E quando io passai, tu chiudi le finestre. E ne volute le lettere che ti hai mandato per Nicola. E una volta che ti incontrivo, scappisti. Lure. Povero amore, ti ne vi. E questo è l'ultimo addio. Dimmi la mareggia. Beh, che lo nome di Dio, che a Dio ti accompagna e ti fa trovare una breva giovane, più bella di me. E un'altra cosa ti vuoi augurare, che ti possa volare il bene che ti hai voluto io. Ma ne sì, che sei da un paese, che Don Bernardo ogni giorno ti fa un regalo ignoto. E mo lo scialle di sete. Mole ricchiane di corallo. Si sapisse, Lure, si sapisse. Da unisse che lì tra de zambeta sta poverella. Parla allora.
c'è, parla. Casi non mi pare che t'hai tradito chi la volontà me. Ma a patto, chi da pu, tienivi subito, senza una parola, senza uno sguardo e per non invitarci mai più, i capete? Solo tu li da sapà, tu e Dio. Ca, a nascondere a leggende di Lumonne, ci penso Zamamenca. Chi dice? Parla, vuoi sapà, mo! C'è, parla. Ti narcurde chi lo iurne, chi stia a fatia la casa a me. E venne Don Bernardo a piangere. Beh, mi portò ec. Ma la moglie non li trovem. Stai all'ospedale. Ie mi ne vuole a rie, maestro, state, che pormine pure massere. Dumene, al massimo, e io mi stivo, e la sera, capisci? La sera, ti, vattene, ma vattene, senza guardare che si impaurita, muore, vattene! Dunque, la gente ha ragione. Don Bernardo ti sei mandato. Zitto, Pippite, zitto e vattene! Don Bernardo ti sei mandato! Bene, che ti posi in te! Madonna santa, donna Costanza! Dimmi tu che... Dimmi tu che... Caomerete pure di signore, che ci vede e ci sente! Dunque... Quello che mi dicevi il cuore è lo vero, è lo vero. A ma pure mi dicevi il cuore, non ci credai. E mo ci credo. Per forza. Ma le prove, che prova ti? La prova li te essa. Oddio! Vuoi la rete? E la rete te le fa la serva. Addio! E tu, dini via, ma allora dai che non uscire, da quelli che ho mi dice una gente come te. Mamma, ti mandi sentire le gambe. Ah, ma stai cinnando anche lei. E che? Sta benedetta figlia. Non mi va bene più, manca la messa. Non mi fate proprio. E Dio mi possa perdonare. Ma si può sapere che fa? Ma da che minuto per un'altra? Non parli più. Non è che sto spiega. Ma chi ti ha stregato, Don Bernardo? Oh, donna Costanza, a te lasciate la malingunia, so. Quello sarturillo che stai lontano a Milene. Zitto, mica. Zitto e iete. Iete alla messa e dicete una per Maria pure per me. Allora, dai, ci ne butta mia. Yeah, me. Yeah,
la famiglia Scet e gli Epoz in tre. Tu, sì, è in un mese che ti aspetto. A zocca si coglie la leva, a passo si fa un lungo cammino e piena piena si arriva l'udistena. Ma li portate? Ne hai avuto da fede strede e sai di montagne e cale di valle, come gilosa la montagna, si nasconde in un segreto che manca Santa Lucia l'altrove. Ma dunque li portate? Ecco quella di Nital, e quella serpentina, e qua è quella che te li gamme li bracci come lume. Presto dunque. Ma le pigliamo. Non le pigliamo. Non le pigliamo. Si sapisse che mi passe pilamente. Ma perché li due poveri vicchi? Chi si muore si li sa? E invece, ma credai per lo sartorello. Quelle se tutte cose. E chi l'ha detto? Già, niputà inganne, tutte c'è, quelle no. Fortuna che se ne dietro, che se no. Che se no? Che se non te le dai. Beh, allora, Sinde, na tre uno pur lì se. E chi è? Donna Costanza. Ah, quelle ne imbarro. Se le vedesse come sartotto, perciò non ha voluto più nessuno. E vigilando per la chiesa, come un'ombra, che le braccia allarghite, usa sette e non si muove più, per di prete. Poveri luce. Beh, pinzama a numo, chi ci va? Preme di tutte pazienza. E da poco, no murtel, no coco, e lo fuoco. C'è. Lo murtel, eccolo. Ecco, e lo coco, e ecco lo fuoco. Un'altra cosa ci va, è ancora più importante, te li diceva pure che lo giorno. Appena ti pigli qua, ti dà ste a lulette, e per tre ore non da finisce un movimento. I capelli ti dà ste allunghette come una statua. Vedi che se ti muovi e non sponne di niente, i capelli. Ci ste per regole, ma se te muovi c'è. Se invece te li bevi e ti addormo, ma se non dal cuor di più di niente. Ogni cosa passata
è morta, finita, dispersa. Un po' di stordimento, ti senti un po' strano in petto, però da poco. Ma se quando arrivi mamma mi vuoi far rizzì? Pimmo ci stendi lì. E gli dè che mi manda a ciabè fino a vicere e che andi senti buono. Insomma, da dar rizzì per nessuna ragione. I capet? Se ui da da fè, aspettami domen. E sa da fè domen, aspettami dopo domen. Gli alberi della montagna, mi impazzeglio, accordatela, mi impazzeglio. Non, non è, ui, ma subito. Allora, beh, vatti a mettere sopra l'uletto, beh. Eresi Grigorio, stimatissima Zaritucci. Ah, Crisomma la me, te la vi detto che stai tutti qui alla messa. Mi fate fare tu scarpene per senza niente. Ma ci sta la porta aperta. Ragione per cui dico io che anche lui ce la stè. Mamma. Eresi Grigorio. Ci stè. Aiata la messa che la moglie. E Lisetta? Lisetta non si sente buona, non si può rizzì. Beh, allora dica, ci arriviamo a massa. È buono, massa. Lure, il minuto. Aspetta che ti vuoi arvidà. Camo ving. Ma che sei matta? Te, quasi salrezza, Charmaine. Ma ci arriviamo a massa, mi vieni. Lisa, ci arriviamo a massa, Ere! Non, non, Lure, aspit, camo ving! Ma li facciamo arrezzire, dai, ci arriviamo a massa, Ere! Ma ne sentate? Mo va? Aspettiamo! Ma se la pugli fai meno? Beh, l'ha detto Zamameng, si che ne sa dieci questo! Chi? Zamameng? Zamameng è la segretista che li fiucca! E fammi l'arvedagno, Rema, ma hai fatto due ore di treno apposta! E aspetta, avanti. Mo ti faccio sentire lo discorso che hai preparato per Zi Grigorio. Care Zi Grigorio, care Zi Grigorio, venga come padre reputativo di Lorenzo Virtina, dette la Crisommala. No, signore, ma non mi dai ciappuccia. Beh, è buono, cancelli mai. Il quale ama la di lei figlia ed è dalla di lei figlia riamato. Venga perciò a domandare la di lei mano, che lei non mi rifiuterai, considerando uno, che Lorenzo Vertine pi essere una crisommele che una crisommela davvero, anzi, una minece, tante gentile, chi per non signore, eh? Che è buono, serio e lavoratore. Che lo sottoscritto, punto terzo, non ho figli e che tutto quello che tengo
è suo di lui. Ragione per cui, con saluti e figli maschi, eh? Alla sintesi, Grigorie, che figli che, ecco la santa benedizione.